oggi ha convocato questa conferenza stampa per chiarire la posizione sua e di altri ex Grande Sud in vista delle prossime elezioni politiche. Qual è la vostra strategia? La nostra strategia è quella di continuare a rappresentare il Meridione, obiettivo che ha perso Gianfranco Miccichè risposandosi col PDL e con la Lega. E adesso vi riunirete a Catania anche con Fleres e altri per decidere con chi stare? Per decidere innanzitutto di non votare Grande Sud, perché non rappresenta più la Sicilia, non rappresenta più quel progetto che volevamo lanciare di contrapposizione alla Lega, di sviluppo del territorio. Non abbiamo sentito parlare di questo, abbiamo solo sentito lunedì giorno 21 Miccichè che consegnava delle liste all'interno delle quali c'erano Iacolino, il nostro primo nemico alle europee, colui per il quale abbiamo abbandonato il PDL e ora ci riavviciniamo, ce lo prendiamo dentro. Ma la coerenza, il rispetto degli elettori, dove è andato a finire? E a proposito di nemici, lei diceva che nel corso delle riunioni, che spesso svolgeva privatamente con i vari esponenti del partito, additava Berlusconi e tutti i suoi uomini siciliani, Miccichè, sì, tutti, dal coordinatore provinciale in su, tutti dicevano che i nostri più grandi nemici erano il PID e il PDL. Quindi anche Saverio Romano. Sì, ma cioè, voi sapete che noi non abbiamo né sottogoverni alla provincia e non partecipiamo neanche alla giunta provinciale, quindi ci hanno emarginati. Dopo questa grande emarginazione noi aiutiamo Saverio Romano e tutti gli altri a ritrovare un posto in cielo. Lei ha criticato le liste, anche le altre liste in Calabria? No, non le ho criticate, io ho letto soltanto il Fatto Quotidiano. Poi la considerazione la faranno quelli che hanno ascoltato, io ho letto. E confermo la stima che ho per Miccichè, che è un grande uomo garantista. Lo dimostrano la compilazione delle liste in Calabria e in Campania. In cui ci sono dei condannati? Io non li conosco, non so niente, io leggo, non ho trovato smentita. Quindi lei diceva il garantismo è assoluto, ma non in Sicilia? No, il garantismo è assoluto ovunque, per l'amore di Dio. Miccichè mi ha garantito la mezz'ora prima che si chiudessero le liste, ma mi ha garantito, facendo sì che scappassero tutti i consiglieri, perché i suoi colonnelli, quelli che oggi hanno un posto sicuro, parlo di Ferrara, andavano a dire in giro che io non sarei stato mai candidato e quindi quanto danno mi hanno fatto. Ma secondo lei chi ha voluto la sua testa? Ma qui non si tratta di testa, qui si tratta semplicemente di invidia, e forse il mio comportamento che ha portato sempre consensi e che ha dialogato poco con loro perché li vedeva molto lontani, ma loro dove erano? Ma lei non pensa che possa essere stato, diciamo, un comportamento preventivo come quello che è successo per i cosiddetti impresentabili, Cosentino, per via del... Non lo so, non penso, perché Miccichè non è avvezzo a fare queste cose. Si sarebbe confrontato con me, ne avremmo parlato. Io non rimprovero questa Miccichè, rimprovero soltanto il non avere più un partito, avere un guscio vuoto e non poter difendere gli interessi della Sicilia e del Meridione che tanto ci stavano a cuore. E dopo queste elezioni cosa pensa di fare questo percorso politico? Stiamo ragionando perché noi vogliamo essere presenti alle elezioni prossime provinciali in tutta la Sicilia, a Trapani, nel Trapanese, nel Palermitano. Stiamo ragionando perché siamo capaci a fare le liste, abbiamo gli uomini che vogliono andare in lista, quindi... Quale sarà secondo lei il risultato del Grande Sud a queste politiche? Un flop, ma preventivato e previsto anche da loro.